Abdullah Öcalan è da oggi cittadino onorario di Napoli. Con la consegna dell'onorificenza da parte del sindaco De Magistris, la città si schiera al fianco del leader curdo per l'affermazione in Turchia dei diritti umani e democratici. Napoli è città di pace, vuole creare comunità di convivenza, non vuole avere nemici, quindi vuol provare a dare una mano per costruire la pace tra Turchia e Kurdistan, così come tra israeliani e palestinesi, così come non vuole una nuova guerra fredda tra americani e russi, ma non perché abbiamo ambizioni di scrivere la storia, che non siamo così forti da poterlo fare, però almeno nei nostri luoghi vogliamo dimostrare che si può stare insieme, che l'amore può prevalere sull'odio, sull'indifferenza, non vogliamo essere complici di genocidi, non ci piacciono le persone detenute in violazione dei diritti umani. È una battaglia che Napoli ha nel DNA. La pergamena e la medaglia della città sono state consegnate a Dilek Öcalan, nipote del rivoluzionario presidente del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che si è sempre battuto per la pace contro la repressione del suo popolo e per questo motivo sconta da 17 anni la pena dell'ergastolo in regime di isolamento assoluto. Gerçekten de İtalya'nın bugün yapmış olduğu kardeşlik, barış için çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. İtalya con questo gesto ha fatto un passo molto importante per noi e chiamiamo a tutti coloro che vogliono pace, fratellanza, di fermare la guerra a sostenere questa lotta che hanno dato dal basso. Bu komplonun boşa çıkartılması için questa cittadinanza anche ha dato una risposta al complotto internazionale che è stato accaduto proprio oggi. È una risposta molto importante. Chiediamo a tutti gli altri stati che hanno fatto parte di questo complotto di riconoscere questa cittadinanza al presidente Öcalan per dare via una pace, per una via per la pace. Poi ci piace molto questo processo di autogestione, autodeterminazione che viene dal basso, da Kobane, da Rojava. Anche Napoli è città autonoma e anche Napoli non prende ordini. Napoli è una città che nel suo piccolo scrive anche storie diverse rispetto a quelle della violenza, dell'odio, dell'indifferenza e della sopraffazione. Questa sera alle 18 al Politeama si terrà un dibattito sulla resistenza curda ed un concerto di solidarietà per Öcalan, al quale prenderà parte un nutrito cast di artisti napoletani.